Buonasera amici appassionati, ben ritrovati su Motocross My Passion. Vi ringrazio perché mi seguite numerosi. Mi raccomando, condividete il più possibile appunto il programma per avere sempre più fuoristrada in televisione. Torniamo a noi con la presentazione dello speciale che abbiamo fatto al Pro Park di Genova, invitati da Honda Red Moto per la prova dell'Enduro 2019. Grandissima giornata, organizzata benissima da parte di Honda Red Moto, come al solito, massima disponibilità. Ospiti illustri come Davide Guarneri, Toma Soldrati e il grandissimo Giorgio Grasso, che ci hanno fatto da tester e parleremo con loro appunto su queste nuove novità. Vi lascio alla prima intervista e sarà quella con Fabio Giunta. In compagnia di Fabio Giunta, amico che incontriamo ormai spessissimo ovunque per le prove Honda Enduro 2019. Honda quest'anno veramente ha fatto delle moto altamente competitive, sicure, laddove ha lasciato tutti con un sorriso finite le prove. Intanto ti saluto, ciao Fabi. Ciao Adriano, ciao a tutti gli amici di Motocross My Passion. Honda Red Moto presenta appunto 5 modelli delle moto Enduro 2019. Ho visto che c'è una sigla che va al contrario, un XR, che ha lasciato stupiti un po' tutti e così. Raccontaci un pochettino la differenza della XR, da che cosa deriva, e poi delle RX. Sì, la XR la presentiamo dopo averla presentata in fiera, la facciamo provare qui in anteprima e io ne ero già convinto, comunque anche tutti i tester l'hanno poi promossa. È la nostra novità di quest'anno, deriva dalla 450L, rivista da tutto il gruppo di Red Moto, l'abbiamo resa un pochettino più da enduro. È la moto ideale per le cavalcate, con l'utilizzo più frequente della moto, nonostante appunto abbia caratteristiche racing come sospensioni, ciclistica, non ha nulla che invidiare ai modelli XR, RX. RX. Per cui ci sono modelli da 450, 250 e le due sorelline di mezzo, chiamiamole così, 300 e 400. Grande novità la 300 che deriva dalla 250 con la vostra mano sulla termica, sulle centraline. Sulla Sì, centralina, perché una una sola, sola, ci sì. manca solo che mettano una doppia centralina sulle moto da cross e poi siano rovinati. Molto avanti, però noi siamo pronti comunque. In ogni caso, sì, abbiamo ampliato la gamma con questa 300 che era già nell'aria, abbiamo avuto un anno per svilupparla e finalmente è in commercio, insomma. E la 400 l'avevamo già presentata nel 2018, che comunque ha avuto dei cambiamenti anche lei, derivanti dal fatto che hanno cambiato la base del 450 RX, quindi migliorata anch'essa. Su che cosa si è lavorato, a parte l'estetica che è bellissima, penso che sia un'estetica imbattibile nel 2019. Ho letto appunto le caratteristiche nuove per il 2019, i cerchi neri, la catena DID, c'è la nuova mappatura che va ad aiutare ad ogni cambio marcia. Spiegaci un pochettino tu come funziona. Va bene, sui modelli, allora su tutta la gamma hanno introdotto il manubrio fat bar, la doppia posizione sulla Grazie, piastra Onda. che aspettavamo, e i cerchi neri che danno un look sicuramente più aggressivo. Sì, poi sul modello 450 e poi di conseguenza sulla 400 delle variazioni sulle geometrie, sui tralicci del telaio, ecco. E poi vabbè, si passa al motore che ha appunto delle modifiche in aspirazione, in camera di scoppio, ne migliora la coppia e la potenza. Dal 2019 abbiamo un sensore sul cambio e quindi una mappatura per ogni marcia. Non è poco, stiamo raggiungendo livelli da velocità quasi. Honda sta lavorando tantissimo.
oltre che la gamma da cross che abbiamo già presentato e che presenteremo poi a breve con la 250, queste moto da enduro hanno stupito veramente tutti, anche quelli che erano un pochettino in forse. Ho visto e ho raccolto un pochettino di impressioni e mi sembra che sia stato un successo. Una settimana pesante per voi, però un grande successo per un derby moto. Assolutissimamente sì, perché in ogni caso è tutto frutto del nostro lavoro e vedere gente che va via contenta ci ripaga in tutti gli sforzi. Bene, che cosa aggiungere su questa prova Honda Red Moto qua presso il Motoclub La Guardia di Genova? Grande affluenza da parte dei giornalisti, sia italiani che europei, perché ci sono state 2 giornate, grande sforzo da parte di Red Moto per organizzare il tutto. Io che cosa vi posso dire? Complimenti, buon lavoro e a presto. Grazie, cerchiamo di continuare così e grazie a voi per la passione che ci mettete nel raccontare anche tutto quello che facciamo. Ok, ciao Fabio. Ciao a tutti. E adesso con Michele Berera per poter parlare dei riscontri che pensano di avere sul mercato con queste fantastiche motociclette. Motociclette non lo dice più neanche mio nonno. Michele Berera, Honda Red Moto presso il Pro Park di Genova, location bellissima per le prove Enduro 2019. Tantissime novità, tantissimi giornalisti italiani, europei e anche domani clienti Honda che verranno a provare le moto da Enduro. Sì, oggi siamo con i nostri amici giornalisti a provare la nuova gamma 2019 RX, quindi 250, 300, 400 e 450, e la novità assoluta l'XR. XR è una moto che ha stupito un po' tutti in questa fase di test. Sì, tra parentesi, ha stupito piloti veramente collaudati come Davide Guarneri, Thomas Oldrati e Giorgio Grasso. Sì, alla fine ha stupito anche noi vedere gli appassionati, i piloti diciamo normali, i tester delle riviste, andare via entusiasti della moto, ma ci ha veramente stupito vedere questi piloti forti, anche i piloti di una volta, insomma, Contenti. contenti veramente di questo nuovo modello che è, a dir loro, è un modello a 360 gradi, va bene per l'amatore, va bene anche per chi un po' di gas glielo dà davvero. Assolutissimamente sì, e come dice il nostro Nostro amico Fabio Giunta, Giunta, no, bisogna sempre menzionarlo perché assolutamente sì. la prima intervista la facciamo lui, cerchiamo di smitizzare un po' questo momento che è anche serio perché le presentazioni Honda sono veramente fatte nel miglior modo possibile grazie a Red Moto, grazie a tutti i tuoi collaboratori appunto all'interno. C'è stato un grande lavoro da parte di tutti perché siete qua già da domenica, oggi è il sabato seguente, per cui è quasi una settimana che siete qua. Sì, è più di una settimana che siamo qui, ma abbiamo fatto anche uno scouting precedente alla nostra presenza qui e volevo proprio dire 2 parole nei confronti del Pro Park qui a Sì. Genova, in località Scarpino, che ci ha ospitato in questo evento. Una location che direi ottimale per gli allenamenti invernali, sia per gli enduristi che per i trialisti, e strizza un po' l'occhietto anche ai crossisti. C'è un tracciato di cross bello impegnativo, non troppo lungo, ma molto bello. Ci sono allenati qui anche Guarneri Oldrati insieme a noi questa settimana. Il tracciato di trial è esagerato, c'è Sì, davvero tanti sì. tanti ostacoli ed è veramente bello. L'enduro è veramente divertente. Chiaramente durante il test abbiamo usato una parte del tracciato enduro, ma c'è anche dell'estremo, c'è del veloce, insomma, tutto a picco sul mare, quindi il clima, nonostante la mia berretta, perché comunque adesso è un po' tardi in serata, però quando abbiamo avuto le giornate di sole è stato anche molto molto clemente il clima ed è veramente un buon posto dove allenarsi d'inverno. Ho visto con grande piacere 2 cilindrate che a me piacciono molto, io le chiamo le cilindrate di mezzo,
che sono il nuovo 300 derivato dal 250 e il 400 che abbiamo presentato e avete presentato l'anno scorso in ECMA. Grande riscontro da parte di tutti, professionisti, amatori e utilizzatori finali. Sì, assolutamente. Io dico sempre, la nostra gamma è composta da due modelli principali, la 250 e la 450, che sono quelli per le gare. Redmoto, con uno sviluppo importante insieme al team, insieme ai nostri, diciamo, piloti, collaudatori, amatori, tra i quali a capo c'è chiaramente Fabio Giunta con Tullio Pellegrinelli, abbiamo sviluppato la 300 sulla base della 250, la 400 sulla base della 450. Sono le due moto che alla fine sono quelle che noi proponiamo agli amatori, però non dimentichiamoci che Mattias Bellino l'anno scorso ha fatto quasi tutta la stagione con la 400, Thomas Soldrati ha fatto qualche gara con la 400 facendo dei risultati importanti, e non da ultimo la 300, novità di quest'anno, sia Soldrati che Guarneri, ma soprattutto Guarneri, stanno pensando di correre la prossima stagione con la 300 perché gli è piaciuta davvero tanto. Quindi non è una moto solo per amatori, perché è più facile da guidare rispetto a una 250, ma è anche una moto buona per un professionista. Assolutamente sì, e in più Honda Red Moto non si ferma qui, non si è fermata qui, ha fatto anche dell'Enduro Special. Sì, l'Enduro Special ormai è dal 2014, quando siamo entrati prepotentemente nel mondo dell'enduro, dell'off-road, che proponiamo queste Special. Le Special non sono nient'altro che le nostre moto, con l'aggiunta di pezzi speciali e particolari interessanti, parlando di ruote, parlando di frizioni, parlando di scarico, parlando di una serie di pezzi che vengono montati in fase di assemblaggio, pezzi del valore di oltre 3.000 euro se un cliente finale dovesse andare a comprarli, con solo 1.300 euro in più se li trova già montati sulla moto. Pronta per andare a fare le gare a qualsiasi livello, e in più queste modifiche che Honda Red Moto mette sulle proprie Special sono quelle modifiche che facciamo tutti noi amatori di primo acchito quando acquistiamo una moto. Sì, sono quelle cose che noi abbiamo individuato come veri plus per il cliente finale, quindi niente di stravolgente per la moto, ma tutte quelle piccole chicche che pagano l'occhio sicuramente, ma poi aiutano anche nella guida della moto. Grande effort da parte di Honda in questi ultimi due anni, con una valanga di novità, dal 250 B albero al 450 rivisto, con la special edition appunto della 450, forse ci sarà anche una 250 speciale o per quanto riguarda il cross. Allora, per quanto riguarda il mercato europeo, sfortunatamente questa Special Edition o diciamo versione Works non c'è per il mercato europeo, però noi come Red Moto abbiamo preparato anche il Cross in versione Special, che qualcosina in più rispetto allo standard ha, ed è comunque, vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per il discorso dell'enduro. Per quanto riguarda il 250 al momento non abbiamo ancora notizie. Certo. È che Honda in questo momento sta facendo uno sforzo enorme per andare incontro alle esigenze del cliente. La 250, parlo di nuovo dell'enduro, è un RX, quindi una base giapponese già da enduro che poi il Redmoto ottimizza e la trasforma in 300. La 450 RX arriva dal Giappone già in versione già più endurizzata, con una centralina differente, sospensioni più morbide, insomma un'erogazione proprio da enduro. Chiaramente Red Moto ci applica l'omologazione e fa delle piccole migliorie per renderla più utilizzabile per il mercato europeo, ma già Honda ci sta venendo incontro fornendoci delle basi ottime per fare una moto d'enduro vera, e tutti i tester di questa settimana l'hanno detto, Honda sta arrivando forte nel mondo dell'enduro. Questo è il grande sforzo appunto che sta facendo Honda per entrare in modo massivo nel mondo dell'enduro, è una cosa di cui avevamo bisogno perché il mondo dell'enduro è in continua crescita, con grande seguito da parte del pubblico. Noi seguiremo sempre di più appunto questa specialità, anche perché abbiamo dei campioni reduci da una 6 giorni fantastica come Davide Guarneri, come Thomas Soldrati, per parlare di casa Honda, come Giacomo Redondi. Sempre, anche Giacomo Redondi supportato da noi, sempre casa Honda. Non dimentichiamoci Zilli che ha vinto i motoclub. Quindi
l'impegno grosso anche da parte di Red Moto nel seguire l'enduro. L'anno prossimo probabilmente posso sbilanciarmi, duplicheremo il numero di piloti al mondiale, quindi un investimento ancora più importante da parte di Honda Europa, Honda Italia, Red Moto, per avere ancora più visibilità e far vedere che questo prodotto per le gare è eccellente, ma per l'amatore è ancora meglio. Un piccolo consiglio che do a tutti gli amanti appunto dell'enduro: venite e chiedete ai vostri concessionari di provare queste fantastiche moto, perché meritano veramente, e poi decidete con tutta calma, ma Honda c'è, Red Moto ancora di più. Partiremo adesso con una serie di demo ride con l'inizio del prossimo anno. Se state sintonizzati sul nostro sito redmoto.it avrete tutti gli upgrade di quando e dove saremo a fare i test. Però non dimenticate che il vostro concessionario di fiducia, lo trovate sempre sul sito redmoto.it, potrebbe avere le moto in casa da farvi provare, quindi se volete rivolgetevi a uno dei nostri rivenditori. Un'opportunità che danno poche marche, per cui Michele, io ti ringrazio ancora una volta per la disponibilità sia tua personale che di Honda Red Moto, e avanti tutta e gas a manetta. E speriamo di vederci ancora presto, ciao e grazie a tutti. Grande Davide Guarneri, a voi l'intervista. Davide Guarneri, Honda Red Moto, benvenuto su Motocross My Passion, è da un po' che non ci vedevamo. Ciao a tutti, siamo qua alla presentazione dei modelli 2019 in Liguria. Come vedete intorno a noi ci sono tutti i modelli nuovi e quindi è stata una cosa che è partita addirittura martedì, oggi siamo a venerdì, manca ancora sabato e domenica con i demo ride dei clienti, ma finora sta andando bene. Grande divertimento da parte tua, da parte di Thomas, da parte di Giorgio Grasso, da parte di tutti i giornalisti italiani, europei, e tutti gli addetti ai lavori, tutti che sono scesi con un grande sorriso nel provare tutte le cilindrate, con alcune preferenze molto personali. Ho visto che anche tu ti sei divertito tantissimo, soprattutto con una moto, ci siamo divertiti a fare anche delle cose internos con dei video speciali che forse manderemo in onda, forse, vedremo un po'. Ma come hai detto te, Red Moto ha organizzato insieme a noi, comunque del team e piloti, una presentazione ufficiale, ma che abbiamo gestito anche un po' come divertimento, perché quando c'è stata la presentazione ai giornalisti nazionali e internazionali, martedì, mercoledì, giovedì, abbiamo fatto una cosa più ufficiale, poi comunque sia con i concessionari e voi un po' gli ospiti, sì. Giorgio Grasso, così abbiamo fatto comunque delle prove serie, ma poi siamo riusciti anche a avere un momento di svago dove anche così si prova le moto, perché la moto è divertimento e si usa per il divertimento. Quindi come hai detto, abbiamo provato tutti i modelli, 4,5 RX, 2,5 RX su base Honda Giappone, sviluppate da Red Moto. Poi abbiamo il 300, nuova cilindrata, completamente sviluppata da Red Moto internamente su base 2,5, e invece il 400, sempre una moto completamente sviluppata da Red Moto, su base 4,5. Poi abbiamo la famosa, perché ormai è famosa, XR, che è una moto che è stata sviluppata da un Honda L che probabilmente non verrà importata in Italia, ma Red Moto ha fatto un grandissimo lavoro, è riuscita a portare il motore comunque a 43 cavalli, ottimo per il mercato italiano e europeo. È riuscita a fare una moto che sulla base della carta sarebbe una moto più per l'endurista, l'amatore, così. Però come hai detto te, io mi sono veramente divertito oggi nel provarla, è stata una sorpresa per me,
e ci sono anche delle foto che lo, sì, lo provano. Anche dei filmati. Anche dei filmati, perché è una moto che ha nella coppia la sua qualità migliore. Ha un'impostazione di guida che rispecchia l'RX, ma è leggermente più comoda in certi frangenti e mi è piaciuta anche questa cosa, nel senso che l'ho vista anche quasi rendere di più anche in pista su certi fattori, anche perché ha una geometria diversa, appunto. La base, diciamo, l'idea è molto molto simile, ma non è completamente uguale, e quindi queste differenze non le ho viste quasi in senso negativo, ma certo, le ho viste quasi in senso positivo anche nella guida spinta, nella guida a crono, tra virgolette. Sì, sì. Infatti è stata, come ho detto, una sorpresa, perché pensavo di trovare una moto esclusivamente facile, molto facile sicuramente, ma per l'amatore. Invece ho trovato una moto facile, ma che se vuoi spingere, certo, non ha l'allungo, è molto morbida, il cambio in rapportatura è più idonea anche per magari dei punti brutti o con la sesta marcia per l'asfalto o dei punti di trasferimento molto veloci, ma io sono riuscito a fare delle curve comunque che mi sono divertito e penso che ho fatto un po' divertire anche gli altri, quindi. Guardate solamente il sorriso che ha Davide e il sorriso che abbiamo noi nell'averlo visto, appunto, ad averlo visto fare dei numeri veramente incredibili. Vi faremo vedere qualche video nostro segreto con qualche momento di panico. Io non ho visto niente. Per cui Davide, io ti ringrazio prima di tutto per le emozioni, sono gli stessi ringraziamenti che ho fatto anche a Thomas e faccio e allargo a Ridondi e poi a Zilli anche, che hanno fatto una grandissima prestazione per la 6 giorni in sella alle onde ufficiali. Complimenti, ci avete regalato veramente tanto e vi aspettiamo poi per l'anno prossimo. Noi ci vedremo prossimamente per altre prove, anche del 2,5 del 250 da Cross 2019 a brevissimo. Spero di averti come tester speciale per mettere alla frusta quel motorino che frulla come un ossesso. No, ti ringrazio dei complimenti. Abbiamo cercato di dare il meglio di noi la 6 giorni, è stato un risultato importante e abbiamo lottato fino alla fine. E comunque la struttura Red Moto mi ha dato una mano negli ultimi 3 anni, fino adesso, e anche l'anno prossimo riuscirà a darmi una mano per una nuova avventura, un'ulteriore nuova avventura. E assolutamente, se c'è la possibilità e disponibilità di tutti, verrò a provare questa magnifica Honda 2,5. Niente, quindi un saluto a tutti gli appassionati e vi ringrazio comunque. Continuate a vedere Motocross My Passion. Se poi mi inviterai per altre cose, volentierissimo. E lo sai che ti ho fatto un invito particolare a tutti quelli che hanno partecipato alla 6 giorni, appunto, in Cile. Vi voglio tutti in studio per parlare soprattutto di 6 giorni, con aneddoti, le preoccupazioni che vi hanno attanagliato appunto durante tutta questa lunga settimana di gare, e le verifiche del percorso che sono state lunghissime, mi raccontavi, ma non voglio svelare niente perché ci sono tantissime. Ci vorrebbe una puntata, appunto, mai detta, solo per questo, solo per il pre 6 giorni. Sì, infatti, per cui non vi svelo niente, sarà una puntata speciale, probabilmente ne farò 2 attaccate su questo evento, anche per dare riscontro a questi grandissimi piloti che si sacrificano. Io per ultimo vorrei fare un grosso applauso ai tecnici che sono dietro al Red Moto. Assolutamente, perché abbiamo portato 12 persone e hanno dovuto lavorare per preparare questo evento, venire qua, allestire tutto, fare assistenza a tutti i giornalisti, a tutti i demorai che saranno sabato e domenica, cambio gomme ogni giorno. E lavaggio moto, le moto devono essere sempre a punto la mattina, venire giù ore 7, sono delle giornate comunque niente pioggia ma sono state fresche, quindi 1-2 gradi la mattina, quindi bisogna ringraziare tutti quelli che hanno permesso di farci girare, me compreso, ho cercato di dare una mano anch'io nel mio piccolo. E mancano 2 giorni e vedremo e poi i risultati. Volevo ringraziare l'operatore di fortuna che ho questa volta, il mio, un saluto a Claudio che non è potuto venire, il famoso Viga Viganò,
che ci dà una mano per queste riprese fatte velocemente, però con tanta passione, cercando di mettervi a contatto con i grandi campioni, ma senza perdere di vista quello che è l'essenza di questo sport, che è fatto di sacrificio. Anche perché poi il post, la post giornata, il post evento, il post demo ride, siamo qua, le moto, ci sono ancora i cavalletti e non possono dire che è stata una cosa diciamo tanto premeditata. Siamo arrivati, abbiamo fatto le nostre prove e adesso stiamo facendo questa chiacchierata con voi. E tra parentesi non possiamo raccontarvi tutto perché dopo il demo ride e dopo le prove c'è un momento di rilassamento per tutti, per cui ci sono grandi risate, ci sono pasticcini, ci sono torte, c'è anche un bicchiere di prosecco, anche un bicchiere di vino, però non possiamo dirlo, per cui alla prossima e provate le Honda Enduro 2019. Ciao a tutti, vi ringrazio, alla prossima. Il momento di Thomas Oldrati. E siamo qua con Thomas Oldrati, ciao Thomas. Ciao, ciao a tutti. Siamo qua per la prova dell'Enduro 2019 Honda, con Honda Red Moto. Siamo qua in provincia di Genova, presso il Motocross Park La Guardia. Location bellissima, piste bellissime da Enduro, da Cross, c'è tutto per potersi divertire. Prima di tutto, 5 modelli nuovi da parte di Honda con tutte le cilindrate, 450, 250, 400 e 300. Cosa ci racconti? Ti ho visto girare, ti sei divertito tantissimo sia con la tua da gara ma soprattutto con questa tua di produzione. Sì, infatti, allora, prima cosa, come detto prima, siamo qua in una bellissima location che ci tengo a dirlo perché si chiama Electro Park di Genova, è la prima volta anche per me che vengo qui, però i ragazzi qua hanno lavorato davvero tanto, è nato come campo da trial e poi adesso stanno sviluppando un bel tracciato d'enduro dove tutti i nostri rivenditori oggi, giornalisti, giorni precedenti hanno potuto provare le nostre nuove moto e anche una bella pista da cross, quindi per chi non è ancora venuto e ama il fuori strada per ogni genere è un bellissimo posto. Cosa ti ha colpito di più, scusa se ti ho interrompo, cosa ti ha colpito di più, quale cilindrata ti è piaciuta di più, soprattutto nelle due di mezzo che per me sono fantastiche, la 300 e la 400? Allora, inizierei a spendere due parole sulle due moto derivate direttamente dalla Honda, che è la 250 4 tempi e la 450. La 250 4 tempi secondo me ha fatto un bel passo in avanti rispetto all'anno scorso che è arrivata la moto totalmente nuova. Però quest'anno ho fatto ancora delle piccole migliorie, soprattutto ai bassi regimi, la moto ora è molto più pronta. Qualcuno l'anno passato aveva un po' recriminato questo piccolo aspetto, invece Honda adesso è andata a intervenire da più, secondo me c'è un buon miglioramento. E poi su questa base ha lavorato sulla 300, che sicuramente abbiamo visto in questi giorni, è piaciuta tantissimo. Perché per l'enduroista secondo me è un bel compromesso, è molto leggera e però qualche cavallo in più che magari aiuta, magari l'amatore sicuramente non sono tutte persone giovani e magari anche un qualche chilo in più, quindi una 300 con qualche cavallo in più aiuta in un poco, dai bassi diciamo che ha guadagnato un po' su tutta la linea, su tutta la coppia del motore, sia di sotto che negli altri. Invece per quanto riguarda la 450, che è la moto che forse io conosco un po' meglio visto che è un anno che la sto usando, anche lì Honda secondo me ha lavorato tanto sulla parte anche della mappatura e del motore, perché la moto è diventata molto molto ma più utilizzabile, diciamo, utilizzabile nei suoi massi regimi, è diventata una moto anche adatta all'enduro, visto che ricordiamo comunque che la moto nasce da cross, però sicuramente ha fatto un gran passo avanti. E da questa base nasce la 400, sempre
andare a conoscere la 400, che invece quella a molti è piaciuta perché magari è un po' meno aggressiva della 450 e permette in tante situazioni magari di pensare un po' meno e accelerare un po' di più. Ho visto che c'è stato grande divertimento da parte dei giornalisti intervenuti, da parte dei collaboratori, voi piloti che siete anche amici tuoi e Davide Guarnieri, da una stagione fantastica dove siete stati lì per vincere il trofeo. Cosa dire? Ci avete regalato tantissime emozioni e speriamo di rivedervi in parte combattivi l'anno prossimo. Le moto ci sono, quando ci sono, è grande soddisfazione, penso, da parte di tutti. Sì, sicuramente siamo appena tornati dal Cile, abbiamo fatto 6 giorni, terzo in squadra. Forse vicina alla vittoria quest'anno non troppo, la vittoria se la sono meritata nettamente gli australiani. Però siamo contenti, le moto nuove ci sono, ci tengo a dire anche che non ho detto prima il modello XR, certo, che arriva la Honda, questa è proprio veramente la nuova, la novità assoluta del 2019, che arriva come L, è una moto che viene trasformata da Red Bull e chiamata modello XR. Che veramente è una moto proprio nata per l'enduro, diciamo, per l'appassionato, e ci tengo a dirlo perché è una moto che magari molti pensano che è la moto nata per andare a fare la spesa, ma invece è veramente una moto che quando la si prova molti sono rimasti contenti perché aveva 6 marce e poi ha una facilità al motore che e poi ti permette anche di andare comunque quindi una grande anche perché abbiamo visto alcuni test che si sono fatti prendere il tempo e hanno strappato il miglior tempo con questo tipo di moto. Ma sì, ma perché dico, cioè magari il campionissimo può trovare sicuramente magari qualche difetto con la moto perché magari non dà una super prestazione, ma per me all'80% dell'utente quella moto lì è veramente una moto da non valutare, anzi da riuscire a provarla e farci un pensiero perché da veramente una moto che va tanto magari nelle malattie, nei sentieri. Quella è veramente una moto che non ha studiato per lui. Quando in più Red Moto in collaborazione ovviamente con Honda hanno svolto questa settimana di prove per tutti, domani sarà aperta al pubblico, per cui domenica sarà aperta al pubblico. Chi volesse mai provarla ci venga a trovare a Genova sul motocross park La Guardia per delle prove fantastiche su una pista da enduro, su un anello di enduro veramente tosto, bello, dove anche voi campioni infatti ho detto il posto è bellissimo e questo mega che poi a riuscire a provare delle moto in condizioni comunque simili a una gara, comunque qua c'è una bella prova, diciamo, in linea abbastanza anche bucata, un po' canalata, quindi si riesce a trovare un po' i pregi e i difetti, perché se si va sempre in un posto magari facile del moto si fatica magari a trovare la miglioria di un'altra, e penso in queste condizioni Honda sia una bella moto. Per cui alla fine cosa possiamo dire? Brava Honda, e adesso andiamo avanti con altre interviste dopo aver visto un po' di immagini appunto dell'anello, laddove Thomas e Davide ci hanno deliziati con la loro guida spettacolare al limitatore, sempre anche su un percorso da enduro, per cui veramente emozionante. Aspettiamo chi volesse provare queste fantastiche moto appunto attraverso Motocross Park La Guardia, che dovete tenere in considerazione per fare un paio di giorni in completo fuori strada. Sì, infatti, ricordatevelo, e se non siete ancora venite a fare un paio di giorni, perché è veramente un posto che merita. Grazie Thomas, grazie, e poi ci vedremo in studio per uno speciale 6 giorni. Va bene, ciao! E ora
ora siamo col grandissimo Giorgio Grasso. Giorgio Grasso, benvenuto Giorgio. Grazie a voi di avermi invitato. Bella, bellissima giornata, bella esperienza qua vicino a casa, poi tutto positivo. Per i più giovani, Giorgio Grasso ha vinto 2 mondiali, hai vinto 12 o 16 italiani, hai vinto la Valli Bergamasche, cosa dire, è stato uno dei più grandi piloti di fuoristrada dell'Italia. Oggi è qui a tenerci compagnia durante la prova delle Honda Enduro 2019. Che cosa ti ha impressionato di più, a parte il circuito che è bellissimo? L'anello da enduro è veramente un anello per gente tosta. Sì, gente tosta, sono d'accordo, infatti io faccio molta fatica, alla mia età si fatica molto di più. Però bello, per fortuna mi hanno invitato a questa manifestazione, io ringrazio. E ringrazio anche appunto l'amico Sergio del Motoclub che è riuscito a mettere in piedi questa nostra pista vicino a casa con cross enduro, e ringrazio Honda perché mi ha dato questa possibilità di provare delle moto fantastiche. E una giornata positiva di divertimento e di bello, niente da dire, positivissimo. Sei stato anche pilota e tester per un giorno di Motocross My Passion, speriamo di averti ancora nostro ospite magari in studio per fare 2 chiacchiere di quello che era la regolarità una volta, l'enduro poi e tutti i vari passaggi. Certo, se mi invitate vengo volentieri, per me è sempre un piacere tornare indietro un po' col passato che mi dà sicuramente gioia e mi piace, è fantastico però. Poi sei di Genova, io sono nato a Genova, mi ricordo mia nonna che mi raccontava della Madonna della Guardia, dal Corso Sardegna mi diceva sempre dovrò andare su alla Madonna della Guardia, per cui ho tantissimi ricordi in Genova e complimenti. Grazie, e io qui sono proprio vicino a casa, quindi è ancora più piacevole avere un'occasione così vicino a casa, visto che per andare in moto, per fare delle gare importanti, ho sempre dovuto girare fare tanti chilometri, avere qui sotto casa, sopra casa veramente, un bel impianto come questo è veramente una fortuna e dobbiamo approfittarne. Io da vecchietto, ma soprattutto i ragazzi giovani che hanno questa passione, hanno la possibilità di divertirsi veramente. Io farò di tutto per pubblicizzare questo posto perché merita veramente, è organizzato benissimo, l'anello di enduro, come ripeto, e veramente sia per i professionisti che per gli amatori, c'è la pista di motocross, ci sono i servizi, è tutto assistito, e, cosa dire, forza Genova e forza Motoclub La Guardia. Esatto, ancora un applauso a Sergio Parodi che è l'inventore di questa cosa. Per noi amanti di questo sport sicuramente avere la possibilità di venire qua, allenarci, avere più piste a disposizione è il massimo. Bene, ci siamo lasciati prendere un po' dal romanticismo per Genova e dintorni, per il mare soprattutto, ma torniamo un attimino sul fatto tecnico. Cosa ti ha impressionato di più? Quale cilindrata? Beh, tutte belle, devo dire che ho avuto le impressioni positive su tutte. Adesso ho girato con la 4,5 e devo dire che da vecchietto che non allunga le marce, non mette le marce troppo corte, mi è piaciuto tanto il motore. Forse è la più vicina alle mie caratteristiche, quella che preferirei forse la 300. 300 che è una via di mezzo, il 400 l'avevamo già visto l'anno scorso, non so se avevi avuto l'occasione di provarla. La 300 è il giusto compromesso per andare forte, in sicurezza e con meno fatica. Sì, diciamo che è quella che mi si avvicina di più alle mie caratteristiche perché è leggera, sembra appunto agilissima, il motore spinge anche sotto che come dicevo prima, essendo non più giovanissimo faccio fatica a tenere su tanto i giri e quindi quella è la moto che mi si addice di più, che sceglierei per farci una gara, ecco. Mi raccomando, non lasciatevi prendere dalla parola perché è ripetuto sempre vecchietto, l'età e quant'altro, perché dà la paga a molti giovani. Io con questo vi saluto. Ringrazio tantissimo, è un onore per me essere vicino a te Giorgio e spero di rivederti presto in trasmissione. Spero anch'io, grazie.
E siamo arrivati alla fine, questo è tutto, spero vi sia piaciuto questo speciale e soprattutto di aver mosso la vostra curiosità per andare a provare le Honda Enduro 2019. Un grazie come al solito a Red Moto, noi ci vediamo alla prossima puntata, seguiteci e un'altra preghiera, condividete il più possibile per avere più fuoristrada in televisione. Ciao! Amici appassionati, ben ritrovati, Motocross My Passion con questa 12° round. Sono qua con un'icona del mondo dell'enduro, la tabella rossa di Antonio Cairoli. Inizio di stagione. Siamo in attesa della seconda manche dell'MX2. Nel 2017 vince il quinto titolo mondiale. Contraddistingue il 222 Antonio Cairoli. Benvenuto su Motocross My Passion. A ninth title for Cairoli, who came home in second. Max Amstey came home. E vi ricordo, Motocross My Passion c'è.